Ho telefonato diverse volte chiedendo di parlare con gli uffici comunali, mi sembra con l'ufficio traffico e l'ufficio strade. Risposta. Mi hanno passato risposta tu, solo questa è l'unica risposta che ho avuto. Sono passati 3 mesi da quando alle 2 di notte un'auto con a bordo una donna, sfondando il guardrail sul ponticello del canale, finì di sotto, fortunatamente cavandosela con poco, ma distruggendo completamente il parapetto. L'auto fu recuperata la mattina seguente e l'area temporaneamente transennata dall'ufficio traffico del comune di Fano per evitare che qualcuno, soprattutto di notte e per chi la zona non la conosce, in questa insidiosa curva finisca di sotto nel canale e faccia, ahimè, la fine del topo, annegando nelle limacciose acque del fosso. Il titolare dell'azienda agricola adiacente, che assistette all'incidente, è ora interdetto e preoccupato perché, nonostante i suoi ripetuti tentativi di attivare attraverso l'amministrazione comunale chi dovrebbe sanare questa situazione, non solo deve constatare che tutto è esattamente come quella fatidica mattina, ma che non si è mai più vista anima viva da allora, o per un sopralluogo o per vedere che cosa c'è da fare per mettere in sicurezza il posto. Non ci sono i parapetti del ponte, non ci sono segnalazioni adeguate, perché anche quelle luci per esempio di notte non funzionano più, ci sono i cartelli di segnaletica che cadono con il vento in una giornata come oggi, che devo rimettere in piedi io per evitare magari che di notte qualcuno torni lì dentro. Le paratie, come vedete, sono spostate perché non so se si appoggia qualcuno, è successo qualcosa, cerchiamo un po' di ritirarle, ma io sono un cittadino, cioè vado a rischio di andare sotto una macchina per tirar su le paratie, quando qualcuno, secondo me, nell'arco di 3 mesi qualche cosa doveva fare. Perché come anche il guardrail che c'è nel suo, che è finito nel suo campo. Il guardrail è stato appoggiato nel mio campo e teoricamente è un rifiuto, se lo metto io vado in cerca, vado incontro a qualche serio problema. In questo caso non viene a vedere nessuno, è venuto nessuno del comune, dell'ufficio. Sono 3 mesi che qui sono spariti tutti, è rimasto tutto così. Lì basta andare contro con una bicicletta, si entra nel fosso e con una temperatura e l'acqua con la pioggia di questi giorni uno può anche annegarsi dentro un fossato così. Si è fatto delle riprese, si vede quant'acqua c'è. Ieri era pieno, però io non so più a chi rivolgermi. Ho trovato voi, che siete stati gli unici che mi avete dato ascolto per risolvere una situazione di questo genere.